1952. All'età di 10 anni mi trasferì a Firenze. Mio padre mostrò all'amico Andrea del Verrocchio alcuni miei disegni e lo convinse a prendermi nella sua bottega. Lì vidi operare molti allievi, come Domenico Ghirlandaio, Perugino, Sandro Botticelli. Grazie al mio maestro ho potuto partecipare nella pittura di opere importanti e diventai un bravo pittore. A 30 anni mi trovavo già a Milano, nella speranza di un impiego come artista di corte. Inviai una lettera di candidatura al duca Ludovico Sforza. Mi occupai di macchine da guerra, fortificazioni, sistemi di difesa. Allo stesso tempo concepivo progetti di architettura, edifici sacri a pianta centrale. Disegnai anche un monumento equestre, un gigantesco cavallo in bronzo da eseguire in grandezza molto superiore a naturale. Il duca lo voleva dedicare alla memoria del padre, Francesco Sforza, per celebrare i suoi meriti e i suoi successi militari. A Milano mi dedicai nuovamente alla pittura, ai ritratti, come quello di Cecilia Gallerani. La ritrassi come un piccolo animale, l'ermellino. Il duca mi commissionò anche un grande affresco da realizzare nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie. Dipinsi l'ultima cena. Fu tra le mie opere quella che ricevette più lodi. A Milano rimasi diversi anni. In seguito rientrai a Firenze e la trovai molto cambiata. Morto Lorenzo il Magnifico, si era instaurata la Repubblica, con a capo il confaloniere Pier Soderini. È in quel periodo che ebbe inizio il mio capolavoro, che mi rese celebre nei secoli. Il ritratto di Lisa Gherardini, moglie di Francesco Bartolomeo del Giocondo. Da qui il nome del ritratto ora più famoso al mondo, la Gioconda. In quegli anni Pier Soderini mi affidò l'incarico di decorare una delle pareti del salone del Cinquecento di Palazzo Vecchio, un'opera grandiosa. Dovevo raffigurare le vittorie militari fiorentine. Mi fu affidata la battaglia di Antieri, mentre sulla parete opposta avrebbe dovuto lavorare Michelangelo Buonarroti, con la battaglia di Cascina. Il contrasto ed il confronto tra queste due drammatiche rappresentazioni belliche non sarebbe potuto essere più grande se solo le avessimo portate a termine. Ma nessuno dei due lo fece. Tornai a Milano e fu lì che il governatore francese Charles d'Amboise mi sollecitò ad entrare al servizio di Luigi XII, re di Francia. Un sovrano colto e raffinato, amante dell'arte italiana. Dopo qualche anno partì per la Francia e venne alloggiato dal re nel castello di Clunissé, vicino d'Amboise, dove continuai i miei studi e le mie ricerche scientifiche. Oggi rappresento la massima espressione artistica del mio tempo. Inventivo, incapace di contenermi, avido e infinito, proteso in avanti al di là del mio secolo. Del mio lavoro ho lasciato pochi, ma eccezionali dipinti e una straordinaria eredità di manoscritti. Oggi, ancora oggi, l'umanità intera prova per la mia opera ammirazione e fonte inesauribile di ispirazione.